tornare sulla legge elettorale, è preoccupato per la situazione nel PD, al Senato. Molti senatori hanno detto siamo arrivati al limite della sopportazione, questo è il limite massimo, bisognerà cambiare la legge. Rispetto al limite della sopportazione ci sono i cittadini, verso una classe politica che ha il compito di dare dei segnali chiari. Quindi noi facciamo parte della classe politica e diamo i segnali. Poi se si può migliorare la legge attuale si migliora, per carità. Nessuno di noi è innamorato di un sistema o dell'altro. Il punto vero è che sia una legge elettorale che dia garanzie di certezza di vittoria. Io non credo che sia accettabile l'idea di nuove larghe intese per i prossimi anni. Rispetto al tema del presidente Letta, credo che lui abbia detto in modo molto chiaro, quando ha lasciato questo incarico, che avrebbe avuto un momento di tempo per riflettere. È del tutto comprensibile. Io gli sono personalmente grato per essere venuto a votare la fiducia a questo governo con un atto che è un atto che ho molto apprezzato, che credo che tutte le persone abbiano apprezzato. Lei mi sta domandando perché non si può scegliere con le preferenze, suppongo. Perché in Italia, come in molti altri sistemi democratici in tutto il mondo, quando si fanno le elezioni ci sono varie modalità. Una di quelle che noi utilizziamo è di avere dei piccoli collegi dove lei può scegliere le persone, perché troverà il nome stampato dei candidati, ma non può esprimere un voto di preferenza esprimendo un voto di preferenza sul partito e non sul candidato. Cioè lei può scegliere un partito piuttosto che l'altro. È il sistema di preferenza che viene all'interno della legge della Camera dei Deputati. Poi ci sono altri modelli in tutto il mondo. C'è il modello del collegio, dove lei non può eleggere il proprio candidato preferito, ma può scegliere il partito, esattamente come nei collegi plurinominali del cosiddetto Italicum. Spero di essere stato chiaro.